Nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono Palluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Allora, ragazzi, siamo tornati in casa Snow. Brava tesoro. E, sì, è Pasqua, ragazzi, come potete vedere, e c'è il coniglio floreale. Ora, io non l'avevo mai visto, è troppo, troppo, troppo carino. Ma come lotta con il coniglio floreale per le uova? Tesoro, ti prego, mm, veramente non è il caso. È venuto qui per i più piccini, quindi lei chiederà al coniglio come va la sua giornata, gli racconterà una storia di fantasia. Dopodiché, secondo me, condividerà l'entusiasmo della festività di Pasqua, non solo, ragazzi, perché. Eh, oggi è Pasqua, ma perché festeggeremo il compleanno di Tiana? Ormai manca un giorno, ragazzi, e quindi, sì, la nostra vuole cogliere l'occasione per. Um, ma quando è pulito tesoro? Ma quando mai? Vabbè, mm, non si sa, eh, vuole cogliere l'occasione per festeggiare en entrambe le cose, perché il giorno dopo è pasquetta, però sapete, ricomincia la settimana. Di lunedì, magari c'è un po' più di confusione, eccetera, e quindi ha pensato bene di organizzare qualcosa. Quindi si sta dando alla cucina, ragazzi. E il pacchino e il pesce, insomma, sta cercando di preparare il più possibile. Allora, dunque. E immagino che lei, appunto, dica, io sono così contenta? Eh? La mamma ha spedito gli inviti per il mio compleanno, non vedo l'ora! Eh, lo so tesoro, e il coniglio cosa ti dice? Ma vedrai! Speriamo solo che non dovranno chiamare la polizia per... insomma... Ma sicuramente non sarà una festa eh, organizzata da un dinosauro. O non verranno pipistrelli. Sarà una giornata fantastica. Eh, certo, meno male. Il coniglio pasquale ci rasserina così. Allora, dunque, ragazzi, che hai tu, patato? Sei rimasto bloccato qua? Ti prego. Non dirmi che sei rimasto bloccato qua. Caro, vieni a fare una ramanzina. Uh, sui salti, sui. Cioè, ragazzi, veramente. Sei proprio Lucifero, ma di brutto, caro eh. Allora, dunque, tu non hai fatto un pelo. Mm. Vabbè. Lei ha. Ave... Ecco, vedete? Ha già preparato. Ha imparato a non saltare. Io non mi fido di te. Quindi, lo rimettiamo qua dentro. Non mi fido proprio. Eh. Sei bloccato qua? Ragazzi, ma scendi giù, dai. Chiamalo un po' da te. Eh, lo sapevo che ti eri incastrato. Ragazzi, cioè. Sono cose mistiche queste, queste sono cose mistiche. Letizia. Dai un colpetto sul naso, magari. Quindi, eh? Oggi diventerai anche tu un adolescente? Sei contenta, eh? E lei, beh, sì, non vedo l'ora anch'io di crescere. Vedete, però lei lo fa con un tono, secondo me, più scherzoso di sua sorella. Ma. Quando inizieremo a dare la caccia a queste. a queste uova? Cioè, sto aspettando questo momento da ore. È arrivato anche il coniglio. Una rosa per te. Che ci stai provando? Bello, scusami. Eh, chi sei tu? Eh, dai fiori così. Eh, guarda, mi raccomando, attento a te, perché questa qua è una che. Ecco, no? Vai, canta pure con, con lui. Secondo me lei lotterà, ragazzi, per le uova. Perché io lei ce la vedo che lotta per le uova. Mi dispiace. Ma. Ce la vedo troppo Ecco è diventata buona amica Quindi è pure uh, Una ragazza Allora no Eh vedete Però è molto flirtante. Ma sta attraversando una fase sente particolarmente ribelle Eh te pare Tanto per cambiare Allora tesoro mm, Tutti che cantano Secondo me tu Ah beh certo Però tu potresti Sorprendere il coniglio Eh perché ragazzi Ma volete che non uh, Come dire no dai, mostraci le tue doti canore. Ora ascolta me. Guarda, le mie sorelle in confronto sono delle cornacchie. Vai, tesoro, su. Sì, tesoro, ma non è. Vabbè, lasciamo stare. Dai, vai no, qui insieme. È... Mentre tu, caro, eh, basta pescare, potresti venire qui e preparare una bevanda. Mm, così, in generale, prepara qualche bevanda Potresti preparare, non so, uh, vediamo un po' effervescente alla frutta Potresti preparare uh, succo di malto Insomma, qualche bevanda, ragazzi, un po' così, diciamo, random Succo d'orzo, cola alla crema, insomma, cose del genere Per festeggiare tutti insieme allegramente Ecco, prepariamo qualche bevanda giusto così eh, voglio dire, ragazzi, giorni di festa, no? Eh, figuriamoci se questo non prepara qualcosa. Quindi, forza, tutti qui, vai qui insieme. Vai qui insieme. E tu, patata, invece, potresti a questo punto azioni, forma un gruppo con il caro coniglio floreale. Perché io ti ci vedo, patata, col coniglio floreale. Ebbene, sì, vieni qui, vai qui insieme, tutti qui. E a questo punto, eh, lei, ragazzi, ovviamente. Prenderà una porzione insieme perché voglio dire. Sono le 5 e viva la merenda, ragazzi! Si può dire che è ora di cena ormai. Vabbè, eh, si cena presto, si festeggia. Forza, prendete una porzione. Tu pure, tesoro, hai fame. Quindi prendi una porzione insieme. Lei pure, magari, prendi una porzione insieme. Tu pure, tesoro. Prendi una porzione insieme perché non, facciamo, che non lo facciamo mangiare, il coniglio, ragazzi, voglio dire, forza tutti a prendere una porzione. Nutritevi, ragazzi. Accomodatevi, chiacchierate. Forza che non è stato facile qua, ragazzi, con questa famiglia, eh vi dico la verità. Allora, tesoro mio, uh, sediti insieme poi, su, caro, quando hai fatto, uh, ti prendi anche tu una bella porzioncina. Perché secondo me è fame. Ce l'hai e come tesoro? Anche tu qua sediti insieme, dai! Tutti seduti! Se ce la facciamo a trascorrere qualche ora in armonia, no, non è vero? Qui tesoro! Qui, dai! Sediti insieme qui! Ragazzi è un'impresa titanica ma noi ce la faremo manca anche poco al compleanno di Anastasia mamma mia tesoro ma non ti devi sedere qui sei tu la festeggiata sediti insieme dai vai qui non isolarti ma scherziamo eh vedi che sono venuti tutti qui per te tesoro eh ma non, non possiamo assolutamente come dire no eh non festeggiare questo giorno guardate che meraviglia ragazzi tutti qui per lei compreso il coniglio ma chi è che ha la fortuna di avere il coniglio alla sua festa? Voglio dire, ma eh. Facciamo una bella foto. Ovvio che facciamo una bella foto. Manca solo la festeggiata. Però vabbè, dettagli. Tesoro, ce la fai ad arrivare qua? Eh, che brava che sei, forza, su! Oh, adesso sì, possiamo fare un'altra foto. Perché adesso bene o male, credo. Credo ci siano tutti, ragazzi! Penso proprio di sì. Oh, guardate che bella foto di gruppo proprio. Vuoi parlare con uh, della scuola col coniglio? Uh, vediamo un po'. Ma perché no? Sì, oddio coccola, ragazzi, ma che tenerezza! Dai, troppo carino! Oh, vediamo, non trovo, non trovo però... Ah, la... oh, parla della scuola col coniglio, perché secondo me ci sta tutto Allora, poi... Tu qua basta per piacere, uh, ecco c'è lui, amoreggia con Sai, magari non davanti alla tua famiglia e impara a conoscere, sai, vabbè, mh, lo conosci, vabbè, dettagli strani ragazzi. Allora, amichevole, oh, yes. che dirvi ragazzi qua, vai, impara a conoscere tu tesoro. Eh, Voglio dire, secondo me lei, uh, prima di scudere degli interessi un po' così, dopodiché potrebbe presentarla a sua madre, ragazzi. E eh, io ce la vedo. Ce la vedo tantissimo, quindi perché no? Allora, vediamo un secondo se ce la facciamo però, perché di solito un'interazione che sta proprio qui mentre invece che di un altro sim ma di chi vuoi chiedere tesoro? Ah, magari sì. Immaginiamo che si siano presentate appena Lei arri è arrivata, no? Immaginiamo così e quindi mamma, sai, ti volevo chiedere cosa ne pensi di Ilaria, della mia cara amica Ilaria? Eh, oggi non voglio perdere tempo a prendere le mosche, voglio dirlo a mia madre. Se tu sei d'accordo, ovvio, tiè, guardate qua che baci. Olè, ma tua sorella è impazzita, vero? Non fa queste cose davanti a tutta la famiglia, signora. Io vede, devo dirle, non ho avuto il piacere di conoscere Laria, tesoro, ma ti sei rimbambita. Sta parlando proprio con te. Ragazzi, ma stiamo scherzando Va bene, ok, tesoro ehm, Secondo me sei rimasta, come dire Un po' sconvolta da eh, Sì, da Da ciò che hai visto Insomma, da ciò che ha fatto tua figlia Però, elogia un altro sim Ecco, eh, elogia per esempio Tua madre, Cenerentola, brava Elogia, vedi mia madre è una persona Sicuramente molto aperta, è eh? certo, immagino Allora, mentre tu intanto Visto che vuoi, ecco, amoreggiare Con lui Lascia perdere le api tesoro perché direi che non è il caso Potreste intanto però uh, Della caccia all'uovo ecco Cercate l'uovo perché tu pure patata devi cercare l'uovo No il mixologo no Della caccia all'uovo insomma cerchiamo un attimino di Ecco della caccia all'uovo insomma così Che c'è patata? Fai romanzia mm, Io capisco il tuo interesse nel cercare, come dire, di avere un rapporto decente con tua sorella Va bene, proviamo eh, Anche di qua, della caccia all'uovo, insomma, sì eh, Perché qui c'è qualcuno che, insomma, vuole... Mia madre è fantastica, vedrai che capirà Cioè, però se tu sei d'accordo Ma certo che sono d'accordo di dirlo a tua madre Insomma, per me sei importante E lei farà un complimento sincero del Tipo, ma davvero? Sarei felice di conoscerla Oh, mamma, ti devo dire qualcosa Signora, io... Sua figlia è molto buona in realtà. E lei, oh mio Dio, cosa? Ma la conosci bene? Di quale figlia parli? <ride> Voglio dire, sì, vabbè, tesoro, dai. Um, per lei è molto buona. Ora non è che dobbiamo star qui a. Sono così felice che, insomma, mia figlia ha qualcuno che la tiene per mano in questo mondo. Eh, sì, mamma, immaginiamo lei stia dicendo, Mamma, guarda. Um, eh, le dice no, Cenerentola è fenomenale, tua madre è fantastica perché eh, l'ha vista comunque, ragazzi, secondo me è una tipa molto positiva, così no, però secondo me lei in questo momento ha proprio voglia di, di dire a sua madre tutta la verità, cioè lei ormai è convinta comunque, ragazzi, della sua scelta e sapete quando mh, ci sono queste situazioni così è normale comunque che um, c'è sempre un po' comunque di timore. Nel dire la verità. E ora lei vuole rivelare a sua madre che Ilaria non è una semplice amica, ma che è la sua ragazza. E ecco, questi due, guardatevi come si guardano. Vabbè, ragazzi, ho capito. Amoreggiate. Ormai ormai qua di tutto e di più sta capitando. Ok. Tu stai mangiando tesoro. Non, non badarci. I fratelli. che Vabbè, insomma, ragazzi, di tutto e di più, vieni qui. Uh, parla dell'esca migliore. Magari lui dice, sai, io oh, questi che pomiciano, oh sono, vabbè, oddio ragazzi, è una cosa assurda. Oddio, oh ma davvero tesoro, e dire che sembra ieri che portavi il pannolino, lo so mamma. Cioè, dici che scoppierà una guerra con papà quando lo saprà, perché vedi, io e Ilaria non stiamo prendendo le mosche, cioè io veramente l'amo. E lei, ma tesoro, ma tuo padre ti vuole bene, ma vuoi scherzare, ma sarà più che felice. E lei ovviamente e dirà, mamma, ma tu invece cioè, sei felice, insomma, tesoro. Io sono felicissima e poi so perfettamente l'avevo capito che di certo non andavi con lei a buttare l'immondizia o a prenderti semplicemente un cappuccino, insomma, si vede tesoro che sei cambiata e sei innamorata. Oh mamma, lei per me è come una giornata di sole. Tesoro, sono Felice per te. Non posso che essere felice. Quindi abbraccerà sua madre, ovviamente, ragazzi, affettuosamente. Le dirà: Tu sei la migliore, insomma, così. Io ti adoro, mamma. Insomma, tutte queste cose fantastiche. Adesso, però, visto che sono le nove ecco, e tutti e ora cominciano ad andare via. Prima che tutti abdichino, ragazzi, vieni qui tu e eh, aggiungi le candeline. È strano che nessuno abbia toccato la torta. Questa è una cosa proprio che mi. Non tu, però, tesoro. Perché tu magari. Mh, potresti andare a dirlo a tuo padre effettivamente, eh? Però dai tu intanto aggiungi le candeline, perché sì ragazzi, la festa è adesso. Guarda che foto meravigliose che ho fatto, mio dio sono troppo fantastiche, ok va bene se abbiamo capito. Mentre lei invece veramente ragazzi sente il bisogno di dirlo a suo padre, quindi... Allora quindi mi hai consigliato quel CD, eh? È fantastico, guarda, uh, veramente, che di un altro sim? Verrà qui e farà la stessa cosa. Chiederà di Ilaria Forza, su, puoi farcela Puoi farcela, puoi farcela Tesoro Prima di domani, su Eh, questo qui, ma dai, patato Ragazzi, una tragedia Papà, vedi, c'è qualcosa di cui ti devo parlare E lui, tesoro, effettivamente anche papino deve dirti qualcosa Io e Ilaria Stiamo insieme non è solo una mia amica, papà? Eccovi, vedi io, sono. Lesbica? Eh, sì, eh, lo dice. Ma. Eh, Ilaria, ma quella ragazza, non ho avuto modo di conoscerla. Ma, ma cosa stai dicendo? Eh, ti ricordi, insomma. L'abbiamo invitata anche una volta a mangiare il tramezzino a formaggio ghiagliato Ah, sì, quella Beh, caro papà, l'aveva capito Papà, è uno che le vede al volo queste cose, capisci? E non ti dà fastidio, papà Vedi, lei mi rende veramente felice, come ha detto la mamma, è una giornata di sole per me. E perché dovrebbe darmi, cioè dovrebbe, come dire, crearmi un problema se tu sei felice? E lei esprime ammirazione, perché da sua madre, secondo me, ragazzi, si aspettava comunque del sostegno, diciamo, invece dal padre magari aveva un po' più di timore. Quindi, vedete, è molto felice adesso, papà, sono felicissima, tu sei fantastico. Eh, lo so, tesoro, papà è fantastico, quindi abbraccia anche lui affettuosamente. Dopodiché, la famiglia ora c'è, ragazzi, dobbiamo Dobbiamo festeggiare il compleanno... Patato, che c'è? Patato, cosa c'è che non va? No, tu non puoi bere, né ubriacarti, né altro... Ecco, tesoro... Però, secondo me... Ecco, una bevuta... Ve la fate, anche alla grande... Quindi, magari, lei... Ecco, un po' di cola alla grande... Anzi, tu no, tesoro... Perché il bagno ti chiama... Quindi, magari, dopo bevete... Per festeggiare... Però, prima di tutto... È arrivato il momento... Ragazzi, sono emozionatissima... Esprimi, patata... Un desiderio e, e cresci, cresci, cresci. Io lo so qual è il mio desiderio, mamma. Eh, tesoro, non dire ad alta voce, se no non si avvera. Ma con tutti i soldi che abbiamo, voglio un ristorante tutto mio. Ok, perfetto, tesoro. Sogna di aprire un ristorante tutto tuo, ok. Va bene, tesoro. Mi fa tanto piacere per te. Quindi su, cresci, che non vedo l'ora di vederti. Oh, mamma mia ragazzi! Ok, allora... Oddio, guardatela ragazzi! Sembra già splendida, meravigliosa, la adoro! Ok, allora ragazzi, dunque... La terza generazione prevede che Tiana eh, debba avere obbligatoriamente il tratto ambiziosa. Quindi è la prima cosa che io vado a fare ragazzi. Dovrebbe stare tipo qui. Se non ricordo male, eh. Però forse non posso ancora darglielo. Ambiziosa, no? Che peccato, eh. No, ragazzi, non si può ancora. Ambiziosa soltanto quando diventerà giovane adulta. Quindi ce lo teniamo per ultimo. Secondo me, se sì, ce lo teniamo per ultimo. E um, a questo punto, visto che la nostra è già una tipetta molto sicura. Direi che um, dobbiamo darle un tratto negativo, perché come sapete ragazzi io, fra virgolette diciamo, do sempre un tratto un po' negativo comunque um, ai miei sim. Però prima di tutto pensiamo all'aspirazione, perché la regola dice, una delle regole della terza generazione ci dice che dovrà avere un'aspirazione legata alla cucina o al cibo. Quindi a questo punto ragazzi noi abbiamo o maestra della mixologia ma non ce la vedo o regina della cucina e sicuramente lei sarà una regina della cucina perché Tiana ragazzi obiettivamente non può non essere una regina della cucina eh, se avete visto il cartone sapete perfettamente di cosa sto parlando quindi questo primo obiettivo ragazzi dell'aspirazione lo abbiamo portato a termine poi um, per il tratto ambizioso come abbiamo potuto vedere non c'è purtroppo mm, Molto da fare, quindi tratto negativo ragazzi, tratto negativo. Io volevo darle un tratto spe specifico, ovvero schifiltosa, perché nel cartone eh, lei è un po' ovviamente giustamente eh, all'inizio schifiltosa, l'idea comunque di dover mangiare magari le mosche quando, quando diventa... <ride> Ranocchio. E quindi ho pensato sì, perché non darle questo tratto. Quindi lei sarà per il momento sicura, schifiltosa e ovviamente poi non appena diventerà giovane adulta sarà anche ambiziosa. Fatemela vedere! Fatemela subito vedere, fatemela subito vedere, tesoro, apri gli occhi. Eh sì, lo so che devi andare in bagno, ma dobbiamo vederti cara. Puoi fare una faccia normale solo per un minuto? Ti prego. Guardatela ragazzi, guardate che bella che è, e guardate lei quanto è fiera nel, nel vedere sua figlia cresciuta ragazzi, ma è splendida, il taglio degli occhi è proprio snow ragazzi, è proprio snow, guardate quanto è bella, veramente, sono completamente innamorata, rapita da lei è bellissima quindi, eh, onde evitare eh, insomma, mh, che, mh, non rovinarti il compleanno insomma tesoro, vai in bagno perché te lo sai più che meritato, vai, vai, corri in bagno, corri, corri in bagno questi se la cantano, se la suonano, va bene, ok tesoro, tutto a posto e quindi ragazzi io sono veramente felicissima, avete visto quanto è bella, vai in bagno anche tu Vai in bagno anche tu, basta parlare con tuo padre, vai in bagno. Tu hai spomiciazzato senza che nessuno no, ti abbia vista, perché ovviamente, vabbè, lasciamo stare. E direi che ho oh, appena in tempo, ragazzi, ha variato, butta sto schifo. Direi che per non sprecare le bevande a questo punto, con la crema le lasciamo alle ragazze. Tu cosa potresti bere? Allora, tu bevi un succo d'orzo perché. Immagino che tu, sì, tu berresti questo. Lui un succo di malto, vieni a bere questo. Lei ragazzi, eh, col gelato, se figuriamoci, una cola alla crema, ma giusto perché è festa. Ecco. E la festeggiata, ovviamente, è quello con il gelato. Papino, avresti anche potuto preparare una bevanda in più, ma qualcuno mi sa che se l'è bella che bevuta. E quindi sì, ragazzi! Oh mio dio, è cresciuta anche Tiana! Sono veramente felice! Tesoro! Guarda quanto sei bellina! Allora, a questo punto, ragazzi, io direi che prima di chiudere l'episodio, perché eh, assolutamente io devo vederla, vorrei fare un cambio look molto veloce alla nostra bellissima Tiana. E poi, comunque, tornare qui e no? Ma si sì, è festa, dai, bevi questo. L'aveva fatta papà la bibita per te. Sono io che sono mezza cieca. E direi che a questo punto, ragazzi, faccio un cambio look. Poi ve la mostro, e infine concludiamo um, l'episodio. Che non vedo l'ora, ragazzi, di vederla sistemata. Quindi ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, dopo aver dedicato davvero un bel po' di tempo al cambio look, vi mostro Tiana. Io, ragazzi, sono estasiata cioè è veramente stupenda guardate bellissima mi piace veramente tanto e fra le tre è quella che ha un look obiettivamente un look più um, eh, sportivo eh, alla mano ecco perché ovviamente fra le tre è quella più alla mano ragazzi e rapidamente vi mostro i suoi abiti ne ho fatti diversi perché intendo a farne uno per stagione così un po' simbolico Uh, quindi nella mia testa questo è l'abito uh, diciamo autunnale. Questo qua è quello primaverile. Io già la immagino comunque con tipo camicetta da cameriera. Un po' così me la immagino così. Um, quindi, eccola. Questo qui, ragazzi, è quello ovviamente invernale. E infine, questo è quello estivo. Questo bel verde sparato, ragazzi, che sulla sua carnagione mi piaceva veramente tanto. Questi qua sono gli abiti. Uh, formali sì per lei ho proprio scaricato volontariamente delle pettinature diciamo particolari no ecco un po' sullo stile afro così mi piacevano quindi questo è quello invernale questo quello estivo ragazzi poi passiamo ovviamente alla ginnastica insomma sì no gli abiti sportivi e quindi eccola qua guardate quanto è bella anche senza trucco ragazzi veramente è bellissima e quindi questo è il suo abito sportivo invernale, questo qui, invece, ragazzi, è quello più estivo. Gli abiti da notte invernali, ragazzi, e sempre estivi. Lei sui toni del verde, ovviamente, ragazzi. Poi questi qua, sì, gli abiti da festa, insomma, un po' del tempo libero, eh, quindi questo l'abito la, un po' più così, invernale, mi piaceva così, e questo qui invece è quello un po' più estivo, con il sandalo, vedete quanto è carina, ragazzi, la adoro veramente tanto. Poi passiamo al costume, molto semplice, perché sì, lei non mi dà l'idea, ragazzi, di essere una ragazza, una tipo... Con Tanti fronzoli, cioè rispetto alle sue sorelle, forse proprio perché le sue sorelle sono tanto più, soprattutto Anastasia, 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 Vanitose. Anastasia che... Okay. Eh, lei la vedo molto semplice. Poi passiamo agli abiti estivi: quindi il primo è questo qui e ragazzi, questa è l'acconciatura che le dona veramente tantissimo. Mi piace proprio troppo come le sta. Quindi, questo è il primo abito estivo. Questo qua è il secondo, e infine, ragazzi, gli abiti invernali: questo maglione molto largo così e qui. Ecco, cioè, veramente ragazzi, la adoro, è... è bellissima. Cioè, sono stata estremamente fortunata finora con le mie eredi, vi dico la verità, partendo da Bianca, passando poi per ella e ora arrivando a Tiana, per ora sono stata sempre molto, ma molto fortunata. Quindi non posso veramente lamentarmi. E niente fatemi sapere cosa ne pensate Se vi piace ehm, Anche come comunque i suoi capelli Insomma il look in generale che le ho dato Se ce la vedete con gli abiti che ho, da, che ho scelto per lei Io ripeto ho immaginato un look Comunque molto casual Pratico perché eh, Comunque Tiana la immagino ragazzi Troverà un lavoretto eh, Come ha detta nei fast food Sicuramente lei da subito Vorrà iniziare a imparare A mettersi alla prova E volevo anche chiedervi una cosa ehm, Prima di concludere L'episodio ragazzi perché obiettivamente mi rivolgo a voi. Allora, visto che la nostra Tiana dovrà sviluppare ragazzi la cucina, vi chiedo una cosa. Dunque, nella seconda generazione, ovvero quella di ella, um, c'è la regola che dice deve pulire la casa ogni giorno e cucinare ogni singolo pasto. Ora, ella lo fa ragazzi da, da sempre praticamente. Da tanto tempo, volevo sapere, visto che anche lei, ragazzi, un domani, avendo un, un ristorante tutto suo, perché questo è il suo sogno, che condivide col padre. Ecco, lei sogna di potersi occupare della parte, diciamo, gastronomica, quindi della cucina, e tutto quanto? Mentre il padre, comunque, questo di occuparsi del bar, insomma, no. Ehm, e quindi volevo chiedervi: secondo voi, nonostante la regola della seconda generazione, essendo Tiana? Adolescente quindi ci cioè tengo a sottolineare che lei diventerà erede ufficialmente a partire dalla, dal, dalla fase di giovane adulta. Secondo voi ehm, è possibile magari mh, farla cucinare e poi magari buttare i piatti, cioè non sfruttarli per sfamare l'unità familiare, perché ehm, ella deve cucinare ogni singolo pasto. Ok, però lei potrebbe esercitarsi, ragazzi. La nostra Tiana, futura erede di terza generazione, potrebbe esercitarsi già con la cucina per iniziare a sviluppare comunque l'abilità. Um, cucinando, però, senza far sì che l'unità familiare poi consumi i pasti. Quindi, obiettivamente, non sarebbe. Um, non sarebbe comunque una violazione delle regole, secondo me, l'avevamo già fatto in passato, però prima di prendere iniziative comunque mi, ricordo, mi rivolgo comunque ragazzi sempre a voi perché mi sembra giusto, voi seguite la challenge, quindi ehm, mi sembra ecco onesto rivolgermi a voi. Detto questo, ragazzi, io spero di cuore che l'episodio vi sia piaciuto. Mi sono divertita veramente tanto a registrarlo perché ero così emozionata, ragazzi. Non vedevo l'ora eh, di vedere Tiana da ad adolescente. Sono non felice di più di questa famiglia, ragazzi. Mi, io l'adoro, adoro la Disney, quindi <ride> sono veramente felice e adoro Tiana. Cioè, veramente, ragazzi, guardatele, sono una più bella dell'altra. Lei proprio è perfetta perché è cresciuta proprio con questi lineamenti un po' da puzza sotto al naso. Guardate questo nasino così, eh, il mento un po' sporgente. Quindi la, la vedo proprio perfetta nel suo ruolo da, da snob. Genoveffa, ragazzi, lei è un po' la via di mezzo. Però vedete, ha questa espressione che ricorda sempre un po'. Mh, richiama un po' l'arcigno. Se, la, se la vedete <ride> soltanto, se mettete una mano, ragazzi, a coprire naso e bocca. Un po' l'arcata, forse sopraccigliare Lo ricorda un pochino E infine lei, lei è quella ragazzi sinceramente Che eh, preferisco Perché secondo me ha l'espressione Più dolce, i tratti sono mh, Meno marcati, non, non lo so Non lo so ragazzi mi, mi piace tanto e forse Non saprei, secondo voi somiglia a suo padre? Perché le altre secondo me Hanno preso il naso, cioè lei secondo me Del, del padre ha preso il naso, vediamo un po' Vedete il naso? Più marcato rispetto alle sorelle, secondo me da lui ha preso molto il naso e la forma un po' più. Diciamo, squadrata del, del volto. Le altre due invece hanno il viso un po' più. Uh, dolce diciamo nei lineamenti sotto questo punto di vista e l'hanno ripreso più dalla madre poi vabbè il taglio degli occhi ragazzi ovviamente è di casa snow è un marchio snow perché è quello fatemi veramente sapere ragazzi se te la vi piace perché io ne sono follemente innamorata detto questo se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi la programmazione del canale le mie playlist ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 PC mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi iscrivetevi perché ne vale veramente ma che dico veramente super veramente la pena ragazzi sono fantastici straordinari bravissimi divertenti, veramente andate e attivate le campanelline perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà ehm, un video comunque sul suo canale, ragazzi, vi arriverà la notifica e non rischierete mai di perdere i contenuti appunto pubblicati. Eh, vi ricordo, ragazzi, una cosa o meglio l'annuncio perché l'ho detta, non la dico sempre, ragazzi, in tutti i video che porto per non essere noiosa, però eh, random, diciamo, un po' così a caso ve lo dico, che ho aperto e potete trovarlo in descrizione un uh, nuovo account Instagram, perché Instagram magari è magari di seguirmi perché ho iniziato a scrivere una storia, eh, sempre ovviamente ragazzi eh, con The Sims 4, la storia della famiglia Huggins. Quindi se siete interessati ragazzi potete trovarmi con ehm, il nick diciamo eh, Balluccia Sims Stories e ci tenevo ragazzi a eh, portare questa, questa storia perché comunque era tanto tempo che l'avevo in testa. Scrivere mi piace, lavorare le foto con diciamo foto, cioè comunque programmi di grafica così mi, mi rilassa molto e quindi volevo mettermi alla prova. Vi avevo detto comunque che eh, c'era un progetto in ballo e quindi ehm, questo qua è uno dei due progetti che... Ho iniziato. Veramente. Se siete interessati, ragazzi, fatemelo sapere. Scrivetemelo nei commenti. Potete anche, magari, non so, guardare le foto e commentarle sotto i video qui sul canale, insomma, fate voi però ecco fatemi sapere comunque se può interessarvi o meno. Detto questo, ragazzi, io vi auguro. Come sempre, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, nel quale festeggeremo la pasquetta con la famiglia Snoo. Ormai lo sapete bene, probabilmente, forse anche il compleanno di Anastasia, ragazzi. Chi lo sa, vedremo sul Soulsingers. E non.